Iniziamo, sono Alessandro Pavanti, sono il responsabile dell'ufficio stampa del campionato europeo Sport World che si discuterà dal 24 al 29 maggio. Vi ringrazio innanzitutto per essere venuti alla conferenza stampa di presentazione. Sta diventando un po' un appuntamento fisso quello della conferenza stampa di presentazione di un evento importante di vela a Chioggia. Quest'anno il Congress ci ha voluto assegnare, a quanto di mare l'organizzazione appunto del campionato europeo. Saluto e ringrazio naturalmente il sindaco di Chioggia Giuseppe Tasson per la sua presenza, così come Paolo Massarini che è il presidente dell'Offshore Classics and Events Committee dell'ORC, anche Nicola Sironi, Visionary Committee dell'ORC, siamo Franco Frizzarini che è il presidente del Circolo Verico di Porto di Mare di Padova. Ringrazio per la sua presenza anche Adolfo Milani, che è il presidente della 12ª zona FIB Veneto, e anche Elio Pentro, che è il direttore di Arsenale Saline, così come il sottotenente di Marcello Scolozzi, in rappresentanza della Capitaneria di Porto di Chioggia. Insomma, siamo qui per presentare quella che è una manifestazione internazionale di vela che dopo ben 24 anni ritorna a Chioggia. Era infatti il 1992 quando il Circolo Nautico di Chioggia organizzò il campionato del mondo Liver Class Rosen. Inizierei a questo punto dal presidente Frizzarin che nel 40esimo del compleanno di Porto di Mare si è fatto un regalo veramente importante. Grazie Alessandro, grazie sindaco per l'ospitalità che ci sta dando in sala consigliare, grazie a tutti voi. Ricordo anche la presenza del delegato CONI per Venezia e per Chioggia e tutti gli amici anche dei circoli che collaboreranno con la loro assistenza a questa manifestazione. Sindaco, noi Alessandro dice che ci hanno fatto un regalo. Speriamo sia un bel regalo, un bel pacco loro, però per il momento abbiamo molte perché è tutto in fase di elaborazione. La soddisfazione è che dopo pochi giorni che si sono aperte le iscrizioni verranno già le partite e spero che questo numero vada ad incrementarsi in questo mese ancora che si manca prima della fine dell'iscrizione. L'impegno è ampio. Noi per quanto riguarda logistica e per quanto riguarda l'organizzazione ormai siamo provati, abbastanza provati perché ricordo, grazie al suo intervento e al suo entusiasmo che ci ha spinti anche a Porto di Mare, siamo partiti dal 2013 con la prima Coppa Italia fatta a Chioggia, sempre per questa classe che si chiama per quella italiana miniatura, per quella internazionale Sport World. E poi abbiamo organizzato nel 2014 e 2015 due campionati italiani, sempre per questa classe. Per il 2016 avevamo richiesto già ancora l'anno scorso se era possibile chiudere questo cerchio e con nostra grande soddisfazione ci è stato assegnato. Adesso daremo dimostrazione di quello che sappiamo fare, però ritengo che l'aiuto contributo del Comune di Chioggia sia una parte fondamentale per questa organizzazione. Lo sport poi sarà la parte che ci divertirà di più e sarà la parte bella di tutto la riunione. Io passerei anche la parola. A questo punto direi di proseguire con il sindaco di Chioggia, insomma, una bella occasione per la città, una grande vetrina internazionale. In modo particolare il Porto di Mare con cui c'è una meravigliosa collaborazione da più di qualche anno, ringraziare anche tutte le realtà locali della vela che sono davvero molto importanti, hanno sempre contribuito fattivamente al successo delle tante manifestazioni che si sono organizzate durante questi anni. Io ho un ricordo molto vivo di un'occasione, forse è stato un anno fa, in cui alla presenza di uno dei massimi responsabili della vela nazionale della federazione abbiamo
soprattutto la scelta della nostra città, della nostra località, come sede di un evento così importante e significativo di questo europeo, quindi sarà sicuramente una vetrina importantissima per il nostro territorio. Abbiamo sempre creduto, nonostante i tempi di difficoltà che notoriamente si vive tutti, non siamo esenti dalle vicende di crisi che colpiscono la comunità internazionale, che scatta anche la nostra realtà, ma nonostante queste difficoltà crediamo che si debba andare avanti, e si debba andare avanti principalmente sponsorizzando e lavorando insieme perché eventi come questi si possano realizzare. Comprendo le preoccupazioni perché stiamo parlando di un evento importantissimo che comporta grandi responsabilità. Credo che la vela ci insegni un dato assolutamente decisivo e più che mai significativo. Si lavora in equipaggio, si lavora in squadra e sulla direzione giusta la si prende quando si lavora insieme e bene insieme. Credo che possa essere questo, debba essere questo il motivo per il quale confidare, sperare, essere certi che questo evento avrà un grandissimo successo. Per la parte nostra, da parte del Comune, noi faremo di tutto per dare la massima collaborazione, per poter essere parte integrante di quella squadra. Abbiamo già dimostrato tutti quanti insieme, ci sono della sua parte, di svolgere un ruolo importante nella creazione del successo di queste manifestazioni e non di che sarà così anche per questo. Quindi davvero un bocca al lupo a tutti. Mi permetto anche di ringraziare la componente istituzionale importantissima, quella della Capitaneria di Porto, che io non finirò mai di ringraziare per il lavoro straordinario che svolge sul territorio, un componente essenziale durante questi anni, questi miei anni di mandato, che finisce da qualche mese, che io davvero ho toccato con mano quanto fosse, cioè, sia fondamentale il loro compito, il loro ruolo, e saranno parte integrante anch'essi di quella squadra che consentirà di avere un grande successo. Quindi, buon lavoro. Grazie. Proseguirei a questo punto con Paolo Massarini, rappresentante anche lui a Sani in Cina a novembre, quando l'ORG ha scelto la città di Chioggia come assegnataria del campionato europeo. Quali sono le motivazioni che hanno scelto l'ORG a scegliere proprio Chioggia? Sindaco Tecma. Penso si sente. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito e grazie di aver accettato appunto questa chiamata concordata con l'ordine, perché se a Sani è stato deciso e ratificato che Chioggia sarebbe stata la sede del campionato europeo Sport 2016, le conversazioni con i responsabili qui presenti, Emilia e Franco, che hanno dimostrato il loro interesse, il loro impegno per l'organizzazione di questo evento era già partita da molto tempo prima. Infatti l'ORG, come forse alcuni di voi sanno, cerca di pianificare con almeno 2 anni in anticipo la selezione dei campionati, e questo è la maggior parte delle volte sinonimo di successo, perché solo pianificando con grande anticipo e cercando di andare nel dettaglio di qualsiasi aspetto che un'organizzazione di evento internazionale comporta, si riesce ad avere una manifestazione con un ritorno internazionale, con una partecipazione internazionale che è quella che tutti noi cerchiamo. Chioggia ha dato garanzie, per cui le persone che si sono esposte per richiedere questo campionato hanno dato a Work garanzie di successo e garanzie di un ottimo risultato dell'evento. Per questo l'ORG, nella sua sede appunto in sede di Unioni Internazionali, ha deciso di assegnare il campionato. Confidiamo tutti che questa fiducia sia stata ben riposta, ovviamente. Sappiamo che il potenziale dell'evento è altissimo e cerchiamo di collaborare tutti insieme, come anche il sindaco diceva, in una situazione di collaborazione si ha il successo. Bisogna lavorare in team perché questo diventi un evento di riferimento per il futuro.
29 imbarcazioni che ad oggi sono già iscritte al campionato. Nelle ultime ore si sono aggiunte anche i due J24 dello sport medico marino militare del collegio navale Morosini, e ci sono anche qui i rappresentanti che ringrazio. Insomma, quest'anno non si parla di miniatura, ma si parla di sportboard. C'è una leggera differenza, ce la spiega chi meglio di Nicola Sironi. La classe sportboard, differenza tra sportboard e come nata soprattutto. Intanto allora la classe della miniatura è una particolare fetta della flotta, delle parti generali, per poter dare il compenso a tutti, poter regalare il tempo corretto alla pari, anche se le differenze reali tra le parti sono molto evidenti. E all'interno di queste parti, che diciamo, nella loro maggioranza sono anche la crociera legata di produzione di serie, di una media di tutta la flotta italiana è intorno ai 10 metri e mezzo, no? Tra le serie e medio, che sono al minimo della lunghezza dei 6 metri fino ai super maxi. Questa è la media. La miniatura si rivolge alla fascia più bassa, le parti più piccole, e non solo che siano più piccole come dimensioni, ma anche che abbiano delle caratteristiche piuttosto sportive, nel senso che non siano barche solamente da crociera, ma che siano barche destinate allo sport. Questo si chiamano sport boat inglese e nel contesto internazionale, e per questo è stata chiamata miniatura in italiano, non so per avere un termine attivante che definisce queste parti. Mi chiedi come si fa a stabilire che una barca appartiene alla categoria miniatura o no? Ci sono tre parametri fondamentali: uno è la lunghezza, l'altro è il dislocamento, e l'altro è il rapporto tra il dislocamento. Ora, questi tre parametri hanno dei valori nella categoria miniatura che erano stati stabiliti ancora più di 20 anni fa, quando è stato costruito e messo in piedi il sistema IMS, è stata completata la transizione dal sistema precedente che era lo IOR al nuovo sistema IMS, ed è sempre andata avanti fino ad oggi, non è mai cambiata. 10 anni dopo, forse poco meno, che la miniatura era già funzionante e attiva in Italia, perché in altri paesi non c'è stata, è stata proposta, è stata recepita dall'Orbio la necessità di fare anche un regolamento internazionale che coprisse questo settore di parte. Quando è stata promulgata questa regola, però i parametri sono stati scelti in modo un po' diverso, per cui l'unico che è in comune è il dislocamento, che deve essere meno di 2 tonnellate, però la lunghezza, che nella miniatura non deve essere superiore a 10 metri, e il sportboard non deve essere superiore a 9 metri, e questo ovviamente da fuori una certa quantità di barche. Per quanto riguarda il rapporto dislocamento-lunghezza, anche lì c'è una differenza che è abbastanza più importante, nel senso che per la classe di sportboard è stato deciso a suo tempo un valore di 4,5, e che include solo una parte, cioè include solo le barche che sono più spinte, che hanno un maggior rapporto di potenza peso, che sarebbe poi il dislocamento lunghezza in termini nautici. E per cui, di fronte all'evidenza che molte delle barche che si erano interessate al protettore del campionato sarebbero rimaste tagliate fuori, è stato deciso di fare l'emendamento al bando delegato per dire che le barche più vecchie di 10 anni hanno la possibilità di rientrare nei criteri di ammissibilità del campionato, anche se hanno un rapporto di dislocamento lunghezza molto superiore a quello che è il massimo stabilito del regolamento. E questo proprio per dare modo a barche che hanno sempre regalato nella miniatura in passato di essere tagliate fuori da questo campionato. In realtà va detto anche che la categoria
seguire gli sport boat, addirittura dei successi un po' intermittenti nel passato, perché dopo i primi campionati che erano stati fatti in Svizzera, sul lago di Neuchâtel, che c'era una buona partecipazione da parti diverse, per arrivare a un nuovo campionato internazionale con una buona partecipazione, si è dovuti arrivare, c'è stato un campionato nel 2010 a San Pietroburgo, che ovviamente era composto di teatri di parte russe, e un altro l'anno scorso, 5 anni dopo, sul lago Balaton, dove anche lì c'erano una serie di parti piuttosto diversificate. Rizzalin con il Ligeta erano venuti sul lago Balaton l'anno scorso e rendendosi conto delle grandi differenze tra le parti che erano in gara, hanno insistito poi per dire ma no, mettiamo le cose a come siamo abituati a gestire con la miniatura, e per cui togliamo da mezzo le parti con i trapezzi che invece hanno vinto sul palco l'anno scorso, e questo è stato fatto, è stata anche, anzi, aperta tutta una discussione durante le riunioni in Cina per cercare di sviluppare meglio il progetto degli sport boat, e per cui dare modo anche alle barche più spinte che usano i trapezzi o le cinghie che non hanno nessuna attinenza con l'altura e l'autosufficienza delle barche complete come si chiede per poter navigare, ed è stata fatta questa scelta, appunto, per cui le barche che parteciperanno a maggio non possono avere i trapezzi, devono sono obbligate ad avere un mezzo di propulsione autonomo, perché dovendo uscire in mare e poi tornare indietro, a volte anche con una forte corrente non è possibile mettere in piedi una struttura logistica di appoggio che permette di andare in parte di quelle fuori, come si fa, no? Tanto ci sono le derive con le parti olimpiche che non hanno bisogno di assistenza. Questa è una strada, ci sono altre strade che nel frattempo si stanno sviluppando, perché rimanendo in Italia, sul lago di Garda c'è una grossa apertura al nord. Quest'anno si sta parlando di fare un bando di regata delle 100 miglia, che è una regata storica del lago di Garda, aprendo a tutte le barche, con certificato orche, per cui comprese le barche, o per dimensioni, o perché hanno trapezzi, o perché hanno trapezzi più le terrazze, e varie cose non sarebbero, escono fuori dal nostro boat, ma lo stesso sì, non sarebbe un po' autolesionista escluderle dalla possibilità di ottenere un certificato. Poi una volta avuto il certificato si tratta di capire a che regate possono partecipare e a quali no, e a quel punto interviene il concetto della sicurezza, per cui il fatto di chiedere per una regata o per un'altra che ci sia la conformità alla categoria 4, che è la bassa, la minima di tutte quelle previste dal regolamento internazionale del bisogna avere dei battaglioni, gruppi di equipaggio che può spogliarsi fuori dalla barca, fuori dalla coperta, quindi è una differenza proprio di approccio fondamentale. Molto bene, la ringrazio. Dicevamo prima che l'elenco iscritti attualmente ha 29 barche, queste oltre a provenire naturalmente dall'Italia arriveranno da Russia, Turchia e Svezia. A questo punto direi di parlare con Adolfo Milani, che è il presidente della 12ª zona FIB Veneto. Insomma, presidente, in pochi anni una Coppa Italia e due campionati italiani in natura. Ora ci apprestiamo a disputare il campionato europeo Sport Boat. Sbaglio, presidente, insomma, la classe miniatura sembra aver trovato un terreno fertile proprio nella 12ª zona. Buongiorno. Certamente il terreno è più che fertile. Abbiamo dei circoli, anzi il circolo Porto di Mare, che ringraziamo, lo portiamo un po' ad esempio perché sta organizzando le prossime manifestazioni a livello italiano e adesso anche europeo, ripetendo successivamente. Vorrei dire che secondo me i circoli sì esistono, ma esistono perché esistono le persone. Per cui sono le persone che portano avanti le idee, portano avanti le cose. Se poi, come diceva il signor sindaco, le portano avanti il team, le cose si possono fare in maniera estremamente in grande, si può pensare in grande.
pensare in grande da soli. Per cui innanzitutto ringrazio il Circolo Porto di Mare che con quanta fatica e quanto impegno porta avanti questa idea di fare regate, di diffondere il tipo di regate sportive. Emilietta Barbieri è da sempre presidente componente del comitato di zona con me, anche io ho una certa longevità, e si è sempre occupata dell'altura e ha sempre portato qua nel Veneto manifestazioni di grande interesse. Dobbiamo dire che nel Veneto la federazione noi siamo 5.000 iscritti e siamo una piccola zona del Veneto, perché perdiamo tutta la fetta della Sugana, per cui una volta eravamo miti, eravamo una delle primissime zone, oggi siamo, solo siamo un po' piccola. Ma pensiero per esempio che noi 120-125 regate, in questo caso organizziamo 26 regate su miniatura, cioè una grande fetta del nostro calendario, è veramente interessante. È ancora più interessante perché stamattina guardavo il Lazio, che è la più grossa zona italiana, a Roma e dintorni, ne organizza 31. E mentre a calendario ne ha 350 di ragazzi contro le nostre 120. Vuol dire che l'impegno impegno costruito dal circolo è veramente importante. Per cui chiudo l'intervento estremamente contento con l'assicurazione che la zona darà come federazione e anche personalmente, credo, con tutti i miei membri, il massimo appoggio sia logistico sia di persone per far sì che l'evento riesca come meglio, cioè continuamente, e ne siamo sicurissimi. Grazie. Un programma lungo e soprattutto articolato che inizierà martedì 24 maggio per concludersi poi domenica 29. Due giorni saranno dedicati alle iscrizioni e alle stanze per poi iniziare le regate da giovedì fino a domenica. A differenza degli anni scorsi, quest'anno è in calendario anche una regata offshore, possiamo dire, praticamente una regata lunga che non verrà disputata tra voi a bastone come avviene di solito. Programma lungo ma soprattutto impegnativo anche per la Guardia Costiera, ci auguriamo fino a naturalmente che abbiamo un rappresentante del sottotenente di Marcello Scolozzi che vigila come sempre come sugli uomini sulle manifestazioni. Sì, un buongiorno a tutti quanti e voglio innanzitutto ricordare i saluti del comandante Camperello che è un prodotto con il cui intervenire direttamente. Sicuramente la mia presenza qui è volta a sottolineare l'importanza dell'evento e sicuramente la Guardia Costiera insieme con il comune di Chioggia e comunque con le varie enti locali si adopererà nel migliore dei modi per favorire a tutti gli organizzatori nella buona riuscita dell'evento. Un evento molto particolare, un evento che in qualche modo va a coronare una serie di attività e di regate che ci sono state anche scorsi e che ci ha visto appunto partecipi per garantire ovviamente la sicurezza della navigazione. Mi piace pensare appunto che i vari circoli presenti sul territorio prendano spunto appunto dal circolo Porto di Mare per, ripeto, incrementare questo tipo di attività che vanno a promuovere tutto il nostro litorale, che appunto vedendo anche il parere del governo nazionale sta prendendo sempre più piede, sta prendendo sempre più importanza. Ecco, concludo brevemente dicendo che rinnovo sicuramente gli auguri, anzi un bocca al lupo agli organizzatori per la buona riuscita dell'evento e cosa dire, ci vediamo a maggio per questa regata. Grazie. Scorrendo così le entry list della manifestazione iniziano ad essere veramente tante quelle che sono le parti interessanti che potrebbero sia puntare alla vittoria finale e comunque insomma interessanti da vedere sotto il punto di vista pugilistico. Tra queste ho deciso solo qualcuna, ad esempio Raptor, il C30 di Antonio Masoli, così come Oniac che era già stato protagonista nelle acque di Chioggia nel 2014. Attenzione anche al Far 25 di Subaru Samus, che è il vice campione in carica e l'armatore che tra le cose ha anche partecipato alle Olimpiadi di Atlanta del 96.
siamo lieti anche di avere tra i nostri prescritti quella che è Zero Storen, probabilmente più di qualcuno di voi l'ha già conosciuta, è diventata famosa lo scorso ottobre alla Barcolana, quel barchino piccolo che arrivata fino alle prime boe insieme con le barche più grandi e certamente più famose. Se vuole aggiungere qualcosa? Allora, siamo tutti desiderosi di vedere queste imbarcazioni perché non le abbiamo mai viste. Io ho visto quello che è il vice campione italiano a Balato, mi è piaciuto sia l'imbarcazione, che era bellissima, e sia anche le persone, perché erano non più giovani, ma molto appassionate, bravissime. Erano il bionico e lo skipper, e sarà presente qua. Volevo portare l'attenzione su un'altra cosa, alle nostre spalle gli altri, un guidone, questo qua l'ho visto, con la bandierina del porto di mare, la scritta del porto di mare e lo stemma del comune di Chioggia. Questo qua è pensato a bordo dell'imbarcazione del porto di mare, di Munanda da Davide Ravagnan, che è il promotore della classe media di Chioggia, della classe media di Chioggia. Alle regate che sono state fatte a Napoli dalla nuova associazione di classe che si chiama Lega Italiana Regata, cioè niente che fare con la Lega Italiana. E come vedi, rappresentato c'è cioè, il simbolo del comune di Chioggia e il nostro. Questo perché si lega, siamo molto legati al nostro mare di Chioggia. E volevo, siccome il desiderio mio è sempre stato, ormai non sono neanche tanto più giovane, prima o dopo potrò lasciare anche le reti di qualcun altro, però io ho sempre voluto lavorare e agire cercando di far crescere anche gli altri. E allora questo campionato sarà in sinergia con la Lega Navale di Chioggia, con il Centro Nautico di Chioggia, con gli Otterberg di Padova e con gli Otterberg di Città, che sono gli altri circoli che gravitano su Chioggia. Facendo perno su questa forza per far crescere tutti quanti insieme. Noi qua a Chioggia sappiamo benissimo, abbiamo gli antenati della Serenissima che per mille anni hanno navigato a vela su questi mari e i chioggiotti che sono sempre andati a pesca e a lavorare a vela. Speriamo anche noi di fare qualcosa con le nostre vele. Sport. Grazie. Prima di lasciare lo spazio alle eventuali domande da parte dei giornalisti, ci tengo a ricordare che la manifestazione gode del patrocinio del Comune di Chioggia e può contare sul supporto di importanti partner quali Mondura, Banca di Credito Cooperativo di Pio di Sacco, Ingeman, Ari Laguna e Panorama. Mentre, come diceva prima il Presidente, collaborano per la miglior riuscita dell'evento lo Yacht Club Padova, lo Yacht Club Vicenza, la sezione di Chioggia della Lega Navale Italiana, il Circolo della Via Mestre, e naturalmente un aiuto importante viene dato anche dalla locale Prologo. Media partner della manifestazione sarà il portale online vilaveneta.it, mentre anche per quest'anno la parte di gestione tecnica è affidata a Project Josinet. Ci tengo naturalmente a ringraziare, oltre a tutte queste aziende e associazioni, anche tutte le persone che collaborano con noi, a cominciare da Emilia Bacchieri, così come Enrico Zennaro, che è il campione di casa di Chioggia che da quest'anno regata per il North West Garda Sailing, ha messo a disposizione appunto la sua esperienza per la miglior riuscita del campionato. A questo punto, se c'è qualche domanda da parte dei giornalisti. Sì. Buongiorno a tutti. Due cose. Quanta gente si prevede che possa arrivare a Chioggia attraverso questo campionato europeo? L'altra cosa, sono previste anche delle manifestazioni collaterali alle regate, no? Sulle manifestazioni collaterali stiamo ancora lavorando, per questo abbiamo una collaborazione aperta con l'agenzia turistica del Tour Operator in viaggio con noi, che oltre a occuparsi di tutta la sistemazione logistica degli equipaggi programmerà anche i tour nella città e insomma qualcos'altro che è con i cantieri. Per quanto riguarda le persone che arriveranno a Chioggia, calcolando una media di 5 persone, 4 per equipaggio e una circa cinquantina di equipaggi, insomma 250 persone circa.
più eventuali attenzioni quali familiari, amici e magari faranno il set. Diciamo che poi giustamente tra giudici, tra organizzazione, tra stampa che arriverà, arriveremo sicuramente a 200 persone. Ci sono altre domande? Allora, signor sindaco, a me sono concesso che sia il nuovo sindaco il 24 di maggio. Le volevo chiedere come la città accoglierà invece, sul punto di vista anche urbanistico, l'accoglienza estetica, diciamo, questo grande evento europeo. Avremo un occhio fissato per 5 giorni a livello mondiale. Secondo voi, quando parla di piena collaborazione da parte del Comune, significa garantire anche le migliori condizioni di accoglienza per coloro i quali arriveranno qui a Chioggia? Si diceva prima, una vetrina importantissima per la città, non intendiamo in alcun modo perdere questa occasione di visibilità a livello di riguardo europeo. Sappiamo che il territorio di Chioggia è un territorio turistico, tra le tante caratteristiche importanti di questa città c'è anche quella di essere una città turistica e arte. Quelle bellezze vogliamo rendere diffuse e conosciute nel modo più importante possibile appunto a livello europeo, quindi cercheremo durante questi mesi di organizzare in modo migliore questo evento perché è già una delle prime. Le lezioni sono dopo a giugno. Abbiamo anticipato il campionato. Ci tenevo a ringraziare anche per la sua presenza Gino Montagnano, che è il delegato CONI di Venezia, così come Rossano Boscolo, che invece è il delegato CONI per Chioggia, Cona e Cavastre. Vedo lì presente anche Mauro Maccanti, che collaborerà insieme a OneSafe al campionato europeo Sport Boat.